Oggi andiamo a Ceva da due ragazze giovani, un po' più che ventenni, e un altro signore. Proveremo un attimo ad aiutarli in questa autonomia, a migliorare questa autonomia. Va a casa di ciechi e povedenti per aiutarli a imparare ad accendere il forno, a contare i soldi o a usare il misuratore di pressione. E la badante di Borgo, educatrice professionale del progetto Italia-Francia Action for Vision. È un progetto che è iniziato nel 2017, l'ASL Cuneo 1 è partner insieme all'Istituto Chiossone di Genova e a due associazioni, APDV e Valentina Huy francesi. Il capofila è la Mutualité Française. Il viaggio della badante di Borgo parte da Fossano, dove ha sede il centro di riabilitazione visiva provinciale dell'ASL CN1. Il riferimento provinciale per le persone ipovedenti e cieche è rivolto a persone di tutte le età. Si tratta di un servizio specialistico multidisciplinare con l'obiettivo del miglioramento della qualità di vita attraverso percorsi di autonomia personale che possono essere domestica ed extradomestica, allo sviluppo delle capacità scolastiche e didattiche, all'inserimento lavorativo. La prima fase del progetto è stata la raccolta di dati attraverso interviste a domicilio. Siamo riusciti a rilevare quelli che sono i bisogni di salute di queste persone al domicilio, al proprio domicilio. Accanto alla raccolta dei dati abbiamo iniziato proprio una vera e propria campagna di sensibilizzazione sulle attività del progetto, ma soprattutto su quelli che sono i momenti di prevenzione in tema di disabilità visiva. Per alcuni mesi la badante di Borgo è andata tutte le settimane a bussare a casa dei pazienti che hanno aderito al progetto. Ha instaurato con loro un rapporto di fiducia che ha permesso a chi ha difficoltà visive di aprire la porta della propria casa e farsi aiutare. E ora mostrano con entusiasmo come hanno imparato ad accendere e regolare la temperatura del forno, a riconoscere e contare le banconote e le monete e a misurarsi da soli la pressione.